Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di QuelTaleale, eccoci qui di nuovo con Need for Speed Unbound, signori. Allora, dopo l'ultimo video in cui abbiamo fatto una nottata dove abbiamo rischiato tantissimo la vita, abbiamo portato però a casa un'auto e un bel po' di soldi, insomma, stiamo messi discretamente bene. Ma cosa dobbiamo fare ora? Abbiamo una seconda auto? E che fai, non la cambi un pochino? Allora, questa è di classe B, ma può arrivare a B, un B fatto meglio, diciamo così. Quindi scambiamo un attimino il veicolo e andiamo a vedere un pochino cosa possiamo cambiare. Prima di tutto andiamo a vedere lo stile, carrozzeria, kit carrozzeria generale, perché questa ce l'abbiamo... no, in realtà è già un po' modificata, se dobbiamo dirlo. Ma possiamo fare di peggio. Quindi... Ah no, è questo qui in uso, vedi? È proprio il kit... Poi ci sarebbe questo, un po' più bassa, c'è questo un po' più tamarro, c'è questo molto tamarro, troppo o meglio. Mi piace il cofano, alettone, minigonne, frontale, c'è qualcosa che mi piace e qualcosa che non mi piace. Quindi possiamo in realtà andare ad agire noi sul nostro... Modifica ricambi, ad esempio. Cosa mi piaceva di quello? Sicuramente il cofano. Sì, questo mi piace. Bloccato. Ah no, bloccato, ma ci stava. La griglia. Questo è quello Plymouth. Quindi sostanzialmente quello di serie mi piace di più. Poi ditemi anche la vostra. Certo, è sempre una cosa personale, eh? Speed Hunters. Poi andiamo lo splitter. Abbiamo questo, quest'altro molto tamarro, questo eccessivamente tamarro. Forse qui ci lascio quello in uso. Ok. Alettoni anteriori. Ma è una piccolezza che giustamente che fai, non ce la metti. I fari. Allora è un po' difficile andare. Colore principale. Oh, a me i fari black garbano, che vi devo dire. Anche se su questa gialli ci starebbero bene col viola della carrozzeria. Voi dite, si può cambiare il colore della carrozzeria? Sì, ma sai che mi piace? Quindi quelli anteriori li metto gialli. Ruote, devo dire che mi garbano. Vediamo. Questa non mi dispiace. Questa... no. Non mi piace il taglio sulla parte superiore. Proviamo, proviamo. Anche se c'è quella plasticotta lì. Però potrebbe anche avere il suo perché. Perché comunque un po' di tamarraggio. Cioè, signori, siamo pure pur sempre in Need for Speed. Che fai? La fai seria la macchina? Madonna, però. Incompatibile con le minigonne. Allora mettici questo. Sei incompatibile per forza di cose. Scarico, scarico, scarico. Allora... No, questo è lo... Questo dà più aggressività. Poi andiamo. Paraurti posteriore. Così è troppo pesante. Bah, oddio, in realtà però... Pesante ma ci sta bene, si ricollega bene comunque alla... A tutto. Parafanghi posteriori, minigonne... Aspetta se riesco ad andare... Allora, lo scarico... Quello di serie è bello, anche se... poi non rende bene. Facciamo questo. No, non effettivamente non...
Ruote posteriori, luci di coda. Bello. Queste belle. Colore principale anche qui, se possibile, andrei di black. Ci sta. Oddio, sai che forse però senza non mi dispiacerebbe. Questo è un po' eccessivo. Una cosa. O meno, mi sa che ci lascio quello suo però. No, dai, ci lascio questo qua che mi hanno messo loro. E specchietti retrovisori, andiamoli a vedere. Allora, sul cofano ci possono stare, però io onestamente mi garbano più qua. Ok. Dai, abbiamo speso un pochino. Cristalli. Black ci possono stare. Cofano va bene, specchi e parafanghi anteriori. Non mi dispiace, è abbastanza aggressiva, che dite? I cerchi ci stanno bene, quella stricetta rossa. Riprendendo le ruote anteriori, dischi, pinze, cerchioni. Colore principale, colore secondario, che è quello della... Eh? Che riprende le luci. Che dite? Vi dirò. Non mi dispiace affatto. Assetto campanatura. No, qua lasciamo altezza. Una via di mezzo. Anche qui andiamo su quello un po' più per le driftate, quindi ci sta. Oddio, forse però effettivamente inclina un po' troppo, eh. Va bene così. Allora, vernice, effetti di guida, elementi cosmetici, il suono dello scarico. Di cose. Deve fa casino la macchina, signore, deve fa casino. Allora, performance. Motori no, perché mi sembra eccessivo. Qua è pure tosta. Andiamo trasmissione. Già ha qualcosa di sportivo, però qua già sforiamo nel... Marce. No, non cambia niente, quindi ce la mettiamo la trasmissione, sì, la rendiamo un po' più, insomma, senza esagerare, magari. Qua forse lascerei quello, il differenziale. Però so soldi. Oddio, 5.000 ci sta, eh? Che ci dà la possibilità di gigioneggiare un po' di più. Telaio, vediamo anche un po' le sospensioni. Abbiamo quelle sportive in uso in generale. Se mettiamo quelle pro, ci dà un piccolo bonus in più. Sì, senza... rimaniamo sempre una via di mezzo. Poi aspetta che gli ausiliari mettiamo. Riduce i danni subiti durante le collisioni con polizia e piloti. Uno. E questi costano, signor... Ah, cazzo, però. Madonna, se costano. Però se ci inseguono, signori, per forza di cose. E perché questi altri sono bloccati? Vabbè. E dopodiché andiamo a vedere un attimo di ricambietti. Ah, qua già c'è il pro. Quella sportiva, arriviamo ad A. Arca traia.
Mi sa che solo queste possiamo cambiare. Poi sforiamo troppo. Sì, pure qua già sforiamo con un plus. Solo possiamo mettere solo le candele, signori. Che sono comunque soldi. Gli pneumatici ci lascio quelli là perché abbiamo gli sportivi e gli altri sono comunque non bloccati, ma abbiamo finito i soldi. Madonna, abbiamo speso tutto, signori. Vabbè, ci sta, ci sta. Vi piace? Spero di sì, spero di sì. Mo' comunque rimettiamo l'altra auto. Questa la B solo se ci può servire, magari nelle gare. Però non mi dispiace, eh. Abbiamo due macchine che hanno il loro perché. Sono soddisfatto. Usciamo, va. Giovedì, giovedì, giovedì. Cosa abbiamo da fare giovedì? Possiamo vincere una Defender. Allora. Qua. Ci sarà una gara di resistenza. Si vincono un sacco di soldi, ma la pressione sarà tanta. Quindi vedi di essere al 3, top? 5, 7. Basso rischio. Poi abbiamo questa. Resistenza a sporcarsi le ruote. Beh, si vince poco però. Scusa, non è per sfiducia, ma. Evento derapata. Ricompensa è una barbonata assurda. Non ho richiesto. Ricompensa. Madonna, tutte gare di merda, però. Scusate. E. Scusa, dov'è che. Ah, in notturna mi sa che si vinceva la macchina, però. Signori, sono tutte gare un po' che fanno cagare. Il grind è determinato, resta in pista, non fare errori e arriva fino alla fine. Questo ci dà una stelletta. Questo pure. E poi arriviamo di notte che. Questa. Beh, questa forse è quella che ci dà un po' più di ricompensa. Non abbiamo i soldi, per carità. Però con 1.300 conviene andare in una a gratis, tipo questa, per l'appunto. Va bene, facciamoci intanto questa gara qui, poi cerchiamo di accumulare un po' di moneta, vedi? Ti dai i soldi, ma basta un attimo per bruciarli. Voi ragazzi, mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete. Ho guardato gli highlight sul cellulare. Finalmente si sono impegnati in difesa. Che ti dicevo? Hanno faticato per un po', ma ora sono tornati. Quest'anno potrebbero avere un record positivo di vittorie. Beh, si sa, il gioco di squadra vince sempre. Deve esserci una lezione da imparare da qualche parte. Ci vediamo stasera al garage. Ok. Allora, sì, cercheremo comunque di continuare a macinare soldi, signori. Purtroppo abbiamo solo gare che danno due spicci, due spicci. Ma non fa niente, per noi va bene lo stesso. Ora cerchiamo di non farci arrestare subito. Non era più vicino il coso delle gare. Guarda questo idiota. Ok, pronti. Dai. Evento. Ah, vedi, mo te la fa scegliere. Resistenza. Seleziona. Sfidiamo. Beh, questo ci dà più soldi, hobby, quindi. Vai. Dai, signori. Pronti, pronti. Ah, la posteriore della nostra Fair Lady comunque è bellissima. Vai, vai, mo. Sarà grandioso. Mamma mia, che Tieni la spina partenza. nel fianco. Oh. Ma che Non assetto avevo avevamo per. visto. Oh, scusa, caro. Facci piano, ho una lampina aperta qui con me. Peggio per te, scusa, eh. Attenzione, seguiamo. Madonna, la polizia. Guaru. E allora te. Ecco la gloriosa polizia di Lakeshore. Hai visto? Sono dei piloti di strada impegnati in una corsa. Arrestiamoli. Ma che La polizia arrestiamo? è in posizione e pronta ad aiutare. Vai, vai. Dobbiamo spingere subito che questi rimangono incollati agli scarichi. Ci si vede, Giovano. Fa poco lo spiritoso.
non lo faremo. Ci giurerei. Comunque, cioè, spero di non aver sbagliato strada. Vabbè, c'era la doppia opzione, però spero di non aver preso quella che allunga. Tanto gli altri qua stanno, quindi ci abbiamo incollati alle calcagna. Attenzione al traffico. Guardalo che non demorde. Occhio che davanti c'è la polizia. Centrale, anche la pattuglia si unisce all'inseguimento. Vai, vai, si unisce alla gara, di la verità, altri che all'inseguimento. Siamo a metà gara. Una bella gara lunghetta. Occhio, buon uomo. E là ci hai rimesso le tibie, te lo dico. Vedi, c'è questo con la nostra stessa auto, presa molto più tamarra in realtà, diciamo che ci insegue male. Quindi spingi. Li stiamo iniziando a distanziare, signori. Sta iniziando a vedere la sportiveggianza che... probabilmente si stanno scannando tra di loro perché sono molto vicini. Vado, non si riesce ad accumulare un granché il turbo, È un onore perdere contro di te. Dillo ad alta voce, giovane. Comunque di notte ce la rischiamo sempre, signor, proviamo, cerchiamo di... cerchiamo di svangarcela. Vai, vai. Ma che diavolo sta facendo? Vuole proseguire l'inseguimento in cielo? Tu non ti sta preoccupando. Olè. A posto. Ribelle senza pausa. No, non ci fermiamo mai. Non ci fermiamo mai. Allora. Perfetto. Andiamo avanti. E... ah no? È stato visto entrare a Griffith Parkland. In realtà stavamo cercando di entrare. Attenzione. Cerchiamo di farli schiantare facendo a zig zag tra il traffico. Vedi? Non so se riusciremo a star dietro a quell'auto. Non ce la fai, non ce la fai. No, centrale, abbiamo perso di vista l'auto sospetta. Il soggetto è sparito nel nulla a North Oxford. Devo rinunciare. Allora aspetta, fermo un attimo. Ehi, se la sindaca continua con le sue misure repressive, ci serviranno altri modi per guadagnare. Senti, te l'ho detto, nessuno pagherà per guardare la garage cam. Abbiamo una cam in garage. Ci sono anch'io. No, intendevo... lascia stare. Hai un lavoro per me? Ho una Mazda RX-7 da consegnare. Ti mando subito la posizione. Andiamo immediatamente, signori. Andiamo immediatamente. Quando ci sono auto sportiveggianti da guidare, noi siamo pronti. A quanto sta di distanza? Fammi vedere. Qua è una rottura di coglioni spostarsi. Perché... più che altro... vabbè, facciamo così, scusa. Siamo sportiveggianti o no? Necessitiamo di strada? No. È un attimo. Andiamo sui campi, che almeno se ci esce qualche volante precisa all'asta. Facciamo la passata, se no non mi fa manco la gara. Noi siamo qui imboscati nella paglia. Eccone che ne arriva un'altra. Veloce, 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 subito. Vai. Mazza, se è stata amarrata pure questa Mazza, eh? Bella la RX-7, magari non tamarrata così. Cioè, tamarrata, ma sta versione è un po'...
Vai. 1.40. Vediamo. Col motore rotativo, poi. Non stavo a sentire se gliel'hanno cambiato o no. Bene. Così è un po'. No, non mi piace come l'hanno attrezzata. Per carità, può spingere e apparentemente lo fa, però. Spinge, spinge e si guida pure bene, mi sa, da quella. Da quell'input in derapata lì, pare che. A livello d'assetto ci siamo. Ci metterei uno scarico però un po' più prepotente, perché il rotativo va, ma non si sente il sound come si deve. Si può. Si può spingere di più. Olè. A posto, auto consegnate. Un attimo. Caccia gli sordi. Mazda consegnata. Lo ammetto, mi è dispiaciuto vedere. Aspetta, scusa, ma mi metto un attimo. 1545, 2007, guadagniamo 5000. Qua guadagniamo 3000. Facciamo questa di classe B, Per andare via. E già. Continua a guidare così e la grande è tua. Non portare sfiga. Non preoccuparti. Hai fatto colpo anche su te. Lei è, beh, lo sai, complicata. Decisamente sì. Oh, a proposito della tua idea per fare pubblicità al garage. Quale idea? Aspetta. Forse la garage cam può funzionare. Immagina. Io che vado sotto il cofano. Lubrifico. Per l'amor del cielo, basta! Chissà se esiste già onlycars.com. Non googolarlo. Non googolate. Occhio alla polizia. Ok. Sì, facciamo quella di classe B, signore. Almeno riproviamo la nostra Plymouth. E vediamo un po' come va. Vediamo anche che tipologia di gara è, però. Evento, questa qua. C'è una gara nel quale l'action attraverso curve e strade strette. Diamo alla gente qualcosa di cui parlare. Ah, proprio giro. Ci sta. E sfidiamo. Io sfido sempre hobby, è quello che mi dà più soldi. Scusa, Dai, non è male, no? Vedi, cerchi con la specchietta giallina. Secondo me ci sta. Ho sbagliato tantissimo. Non vedo l'ora di scoprire come te la cavi al volante. Questa di derapata ci spinge. Mamma mia, no, mi piace come l'abbiamo fatta. Pure l'assetto è bella tosta. Pure quei passaruota neri potevano sembrare un po' così, ma ci sta. Dovrei andare a nascondermi se perdessi contro di te. Però la gara è un po' troppo corta. Siamo partiti veramente di merda. Posizione. No, sto figlio di puttana. E niente. Da rifà. Dai, Non vedo l'ora di scoprire come te la cambia al volante. Sì, e poi parti un po' più sportiveggiante, ma comunque. Sono certo che non l'hai. Ah, bello. Ah, pure questo. Beh, la tua è un po' più. Levati. Madonna, mi ha fatto un bel botto, Oh. Lo so, Madonna mia, muro? Ci siamo. Aspetto solo un tuo errore. Ti preoccupa? Sta facendo di tutto per proseguire l'inseguimento in cielo.
Ma anche cielo in terra e in mare se vuoi. Oh. Ma noi ce l'abbiamo attaccato alle calcagna. Il signor Boost. Il fatto è che la gara è veramente corta corta, quindi... Qua si taglia di brutto. Taglie. Che salto patetico. Intanto stiamo andando a vincere, quindi fate poco gli spiritosi. Chi è? Non mollate quell'auto qualsiasi cosa succeda. Ha il suo perché comunque. Ha il suo perché. Okay, non era necessario distruggere così i giardinetti, ma ci può stare. Ok, allerta. Il problema sarà stanotte. Poi quando arriveremo di notte che ci faranno le chiappette. Allora, vediamo. Qui qualche altra garetta c'è. Anche se poi mi sa che rientrando ce l'ho. Qua vinciamo 3000. Vabbè, però un'altra gara ce la facciamo, dai, perché sennò... Tanto sta qua dentro l'ingresso, quindi approfittiamo, signori, approfittiamo. Sta qua l'ingresso, ma sta sotto. Dove si scendeva qua? Da qua? Che cazzo si scende qua? No, andavamo giusti però, tra parentesi. Di potenza. Guarda come entriamo con stile. Ma che ne sanno, che ne sanno. Gara di velocità. Ci sta. Chi sfidiamo? Chi è che vuole che ci dà più soldi? Questa volta giustizia. E giustizia sia. Ah, questa è classe A, ok. Non avevo visto, ma va bene. Noi ci siamo con qualunque classe. Ci stavamo arrivando piano piano. Un po' troppo piano. Vedremo più che altro poi la nottata come sarà. Qua spinge. Abbiamo migliorato i rapporti e la potenza del nostro mezzo. Credi di avere talento, eh? Merda. Certo, bisogna avere anche culo più che talento qua. Vedo niente. La polizia vuole a tutti i costi fermare questa gara. Ci sono dei piloti di strada impegnati in una corsa. Arrestiamoli. No, lascia qua. Contromano è necessario? Ho visto come guidi. Prima o poi perderai il controllo. Stiamo inseguendo il pilota più stupido del mondo. Che ti ho fatto? Sta cazzo di gufa di merda. Vai. Mannaggia la puttana di Eva. Guarda che sono veramente dei gufi maledetti, eh. Sì, Pezzo di merda. Vabbè, ci teniamo il secondo posto. Mi rompo i coglioni a rifarla. Che bastardo. Tanto la scommessa l'abbiamo vinta. Bastardo. Sì, ma questi se ti gufano in questo modo non va bene, signore. Cioè, ha parlato, ci ha seccato. Quasi vincono 3000. Qua anche meno.
Qua non si vince un cazzo. Queste qua onestamente le ricompense sono basse, quindi eviterei. Guarda, mi vado a fare pure questa qua e buonanotte. A sto punto ci passiamo la giornata. Almeno facciamo la giornata. Poi magari al prossimo appuntamento ci andiamo a fare la nottata. Occhio alla polizia. Io passo qua, è possibile? Sì, però c'è un po' troppa polizia per i miei gusti. Anche perché qua soldi, vabbè, mo un pochino ne stiamo facendo. Ma il fatto è che a sti giochi, signori, porca troia, a sti giochi i... Ah, aspetta che c'è. Dov'era? E dai. I soldi, cioè le tasche bucatissime, perché per forza di cose. Giustizia? Quanto ci dà? 500? Proviamoci. Proviamoci. A questa qua i neon non ce li ho messe. I neon stanno più alle le giapponesone, ma non la nostra vintage giapponesona. Più alle moderne, tipo la 350Z, ci sta, l'Eclipse pure. Per... abbiamo BMW M3, non... Anche se a questa un LED giallo ci potrebbe pure stare. Però mi sa che costano $10,000, quindi obiettivamente parlando. Centrale, sono alle costole di quei pirati della strada. La possiamo anche evitare. Questa in linea teorica era una corsa a basso rischio, A basso rischio cosa? A basso rischio police, basso rischio di perdere. Levati, madonna santa. Dove? Aia. Non contro di te. L'auto sospetta ci ha fatto fuori. Non è vero, non ho fatto niente io. Cazzo. Oi. Occhio alle gufate, occhio alle gufate. Meno male che abbiamo messo il coso che subiamo meno danni. Ma per forza quello è un aspetto abbastanza fondamentale per... Guarda come spinge anche il signor Hobby. Vai, vai. Non durerai in prima posizione. Aia. Ha parlato. Ha parlato il gufo. Gufo ha sentenziato. Cadevi i coglioni. Vai, taglia, taglia. Tagliano pure gli altri. Giustamente, giustamente. Comunque, come per il momento vi sta garbando questo Need for Speed? Io vi dico la verità, vabbè, io già dall'inizio non... il fatto del cartunesco per quanto riguarda i cosi non mi ero... mi ero schifato come altri, per carità, ci può stare, ci può non stare, ma è sempre la guidabilità che è un po' da valutare. Però lo sto trovando molto più impegnativo di quello che mi potevo immaginare. Certo, abbiamo fatto gli inseguimenti a 5 stelle che tosti tosti, Quindi da quel punto di vista è ben bestemmioso, possiamo dirlo. Ah, mo è meglio che sedamo. Ma partiamo inseguiti, no? Facciamo di... Porca troia. No, ma perché il cofano così? È necessario? È previsto? È voluto, per forza? Ah, si è chiuso, si è chiuso. Vai, vai. Unità pesante sul posto. Ora potete rilassarvi. La striscia chiodata più avanti dovrebbe neutralizzare quell'altro. Intercetto sul posto. Sì, però sti inseguimenti a 5 stelle stanno un attimino pressando. Auto ci vede sul posto e a caccia del veicolo sospetto. Allora, aspetta che... Siamo qui, squadra. Diamoci da fare. Poi l'elicottero cerchiamo di seminarlo, ma... sospetta. Per ora evitiamo... Allora, in linea teorica dovrei avere un'auto un po' carrozzata, no?
Sì, è carrozzata ma è lenta, mannaggia la puttana. E ciao mare. Eccola. Cristo santissimo. Mo che salti, sto paio di palle salti, mo. Bravo, questa ci è piaciuta. No, ci dobbiamo riprovare perché intanto aggiustiamo l'auto. Perché potrebbe essere un buon modo per seminarli un po'. Non resisteremo ancora per molto. Zitti, zitti. Siamo tutti gente in vista. Catroia. Eh no. Centrale, no. Sembra che stiamo andando fuori. Sai una cosa? Questa storia finisce adesso. No, facciamo tra un po'. Vai, mo spingila. Certo. Va, vattene a fanculo. Va, allora dimmelo che non lo sai fa sto salto. Basta. Gesù Cristo. È ora di catturare quella freccia. Dove cazzo sto andando? Non lo so, signori, noi andiamo. Non so dove Cristo sto andando. Ma si poteva andare qua? No! Acqua. Attenzione che c'è l'acqua, policeman! Stai attento. Pericolosissimo. La devi dare al cazzo. Ti inseguo io? Come la mettiamo? Facciamo così, va. Non è vero. Mo sì, vabbè, mo lo ammetto, adesso sì. Checkpoint salta. Damose adesso. Spingi. Non credo che riusciremo a resistere cazzo. Ancora a lungo. Se mi rompe il culo, mo. A tutte le unità, attenzione. Madonna santissima. Siamo stati colpiti, ripeto, siamo stati colpiti. Sì, ho capito, ma non ti lamentare che c'hai un cazzo di tir. Bravi. Rimani qua, che quello centrale, non ti vede. Sta prendendo la strada panoramica. Proseguiamo in seguimento. L'auto c'è sfuggita. Bingo, facciamo la finita. La troia puttana. Sento odore di pilota in manette. Me ne va a fare un culo un po'. Fammi sfondare. Aspetta, fammelo eliminare. Se lo elimino, arrivato sotto al ponte, vaffanculo. E... tutte le unità, abbiamo visto l'auto entrare ai Yen Park. Vai. Mi devo far recuperare. Abbiamo riassettato la squadra. Ma non si sfonda sto pezzo di merda. Dai, posizionati davanti, dai che stanno arrivando i rinforzi. Centrale, sta prendendo la strada panoramica. Proseguiamo l'inseguimento. Come diamine abbiamo fatto a perdere di vista l'auto sospetta? Aia. Vabbè, dove vado? Seminati a Rosil Drive. Auto avvistata all'inseguimento. Perfetto sul posto. Ci ha colpiti. Forza, ciuffiamo quell'auto. Andatevene a fanculo. Guarda che l'inseguimento sono veramente figli di puttana, Veicolo sospetto in autostrada. Resisteremo ancora per molto. Qui centrale, i rinforzi saranno lì a momenti. Vabbè, la corvetta qua non dovrebbe farcela, no? Invece. Però uno contro uno. Non vedo l'ora di arrestare quell'idiota. Il posto di blocco più avanti dovrebbe fermare l'auto sospetta. Comando, credo che ormai manchi poco. Però abbiamo pure la macchina un po' scassata, ma... unità pesante pronta a portare quell'imbecille fuori strada. Non so quanto ancora riusciremo a proseguire. Lo so che sto a far giro tondo, signori, ma... cazzo vuoi fare?
Andiamo contro mano in autostrada, magari qualcuno si pianta faccia a faccia. Oh merda! Il soggetto è stato visto entrare a Kennedy Test Track. L'ho sbagliato? Sì, hanno sbagliato tutte e due. Zitti, zitti. Vai, 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 vai. Ora mai più. Non so quanto ancora riusciremo ad andare avanti. È riuscito l'elicottero. Mannaggia la troia, puttana però. Allora, quello ha sbagliato. Ma c'è rimasto solo l'elicottero. Vai, vai. Il nostro veicolo è conciato malissimo. Riparata. Elicottero. Elicottero quasi seminato. Ok. Rifugio immediatamente. Merda, l'elicottero di nuovo. Merda, le altre auto. Cazzo, ci arrivo io mo al rifugio. Dove sto? Penso. Centrale, inseguimento terminato. Ah, tutto sommato. Va bene, va bene. Vediamo se ce la facciamo a tornare piano piano ai box. Oh, comunque 5 stelle su 5 stelle, eh. C'è da dire che le 5 stelle non sono una bazzecola da togliersi dal groppone. Andiamo ancora l'elicottero. Così. Anche meno. Anche meno. Ok. Ok, 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 ok. Perfetto, perfetto. Sì, entra, entra veloce, subito. Avanti. Il tasto. Sto cliccando, eh. Ecco, questa è una cosa un po' stronza, possiamo dirlo. Vediamo a quanto ammonta l'incasso. Vabbè, tutto sommato ci può stare. Ci può stare. È di notte che si fanno i big money. Così come gli arresti potrebbero arrivare pesantemente di notte. Ma va bene, va bene. Hai scoperto se Jasmine parteciperà alle qualifiche? 250.000. Posto a uno della crew. Ancora nulla di certo. Ma ho sentito dire che non si tira mai indietro davanti a una sfida. Vedremo se deciderà di presentarsi. In ogni caso, saremo pronti. Ma di notte usciamo direttamente con 5 stelle? Onesto. Va bene, ragazzuoli, a questo punto però direi di salutarci qui con questo episodio. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare il canale. Fatemi sapere la vostra anche dell'auto se vi garba. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da quel tale Ale.